D'Aloisio Fausto. Di apostolo D'Aloisio Fausto. Quanti anni? 76, mo dicembre compio 76. Quindi nel 43 c'avevi? 3 anni. Quindi la tua famiglia c'aveva un casale qua? Qua, questa cazzo non è qua, ma si è benissimo la casa. Il casale D'Aloisio? Sì. Quando eravate in famiglia? E stavo io, mia mamma, mio nonno e mia nonna. Mio padre stava in guerra già da 3 anni, dal 40, era dal 46. Qua siamo a mezzo frullo. La mattina del 21, mia mamma, la famiglia sua sta andata a casa qua dietro al bosco, e mi stava a lasciare con mia nonna qua. I bambini sono usciti da quella posta, arrivato qua dietro, e sono visto lei che andava a quella parte così, ma che sono corruto, mi ha abbracciato e mi sa portata. Mia nonna è arrivata fino a qua. E io ho detto, mamma, ma me lo porto io. Quando siamo andati all'altra, qua sparavano, è successo quello che è successo. No, quello è stato un momento, quella mattina stavamo qua, stavamo venuti pure noi. Mio nonno, ci teneva una certa amicizia, lui gli dava qualcosa, gli dava il tabacco, così, gli ha detto, Giovanni, andare via qua, oggi tanto, domani tanto piangere. E infatti, quello, ma non ha fatto niente, perché se ne va lì? E andate. Ma... Qua prima della guerra sarà pure tutta la gente qua della zona qua è elementare una volta me. Di altri tempi. Se sarebbe stato qua, una mitragliatrice, la tutta là, la macchina tutta qua. Quanta gente ha aperto le transieri in quei giorni? Ma da che sono 136 o 37, da sacrare, da tutto, 36-37, questo è il numero. Che... Quindi, insomma... Quelli uccidi qua, quelli che sono presi le mine per la zona. Ci sono state tante perdite in questo periodo. Abbastanza, come il paese piccolo, insomma, una bella... E ogni tanto non si pensa a tutto quello che è successo. Ecco, ma non si pensa. Io quando vengo qua, insomma, che le cose mi arrivano tutte a me. Ci sono stato fino a la vita mia è passata qua, sono stato pure fuori, però sempre qua.